C'era il ministro Angelino Alfano questa mattina ad Adrano all'inaugurazione dell'asilo nido intitolato al piccolo Aylan Kurdi, il bambino siriano di 3 anni il cui corpicino è stato trovato in una spiaggia di Bodrum in Turchia. Una cerimonia commovente alla presenza di un gruppo folto di studenti ma anche degli alunni dei circoli didattici che hanno intonato l'inno di Mameli. Presente in prima fila il sindaco di Adrano Pippo Ferrante, il prefetto Maraguglia Federico, il sottosegretario Giuseppe Castiglione e gli onorevoli Nino D'Asero e Giovanni Lavia. L'asilo nido è stato riaperto grazie ai finanziamenti della regione siciliana e del Ministero dell'Interno attraverso il PAC, pieno di azione e coesione che eroga i servizi per l'infanzia. L'assessorato della famiglia e del lavoro ha finanziato 347.000 euro per la ristrutturazione dei locali. Si parla tanto di immigrazione, ha detto Alfano, ma per superare la paura bisogna fare più figli, perché un paese senza culle è un paese senza futuro. Proprio qui abbiamo realizzato un lavoro della squadra Stato. La Regione ha messo i soldi, il Comune ha messo i soldi per la ristrutturazione dell'asilo, il Ministero dell'Interno ha messo circa 1 milione di euro per il funzionamento e per i servizi nell'ambito dei nostri programmi per l'infanzia, specificamente per le regioni del Sud. Quindi è un segnale molto importante perché l'asilo evoca la vita, evoca la nascita, evoca la gioia di un bambino che arriva ad avere una assistenza e una vicinanza da parte dello Stato, ma soprattutto evoca l'idea di un paese con le culle. È un paese senza culle, è un paese destinato a morire. A volte si parla di immigrazione e dei rischi dell'immigrazione senza tenere conto che la vera forza di un paese è fare figli e dunque la vera forza dell'Italia nei prossimi anni sarà quello di realizzare un incremento demografico. Noi lavoreremo per un sostegno non solo alla famiglia in senso generale, come abbiamo fatto sul tema della stepchild adoption, sul tema della difesa della famiglia naturale, ma lavoreremo per un sostegno e un aiuto economico e fiscale alle famiglie, soprattutto per quanto riguarda le nuove nascite, perché un paese senza culle è un paese senza futuro.